Libo Valencia, 5 febbraio 2014, 92esimo anno dell'era fascista. Il Ministero della Cultura Popolare è lieto di annunziare che a Piazza dell'Impero, nei pressi del monumento a Sua Eccellenza Luigi Razza, vigile ogni istante sulla sorte della città, sono riemerse dalle tenebre di un glorioso passato gli illustri segni del fiorente municipio al quale Roma comunicava l'attributo della sua potenza. A pochi passi dal convento domenicano, gli archeologi calabri hanno sottratto alle tenebre della nera terra le vestigia di un edificio dell'era degli Elleni, inventori della filosofia e della storia. Dinanzi al sagrato della chiesa di Santa Maria Maggiore e San Lio Luca è tornata agli occhi dei viventi una domus di età imperiale, di romana grandezza, ornata con un meraviglioso mosaico. Sopra di essa, all'imbrunire della gloriosa era dello splendore italico, si sovrappose un battistero di magnifica fattura paleocristiana, purtroppo spogliato dai barbari dell'età media. Il Duce d'Italia, Sua Eccellenza Benito Mussolini, ha ordinato al Ministro di imporre al Podestà l'utilizzo delle laboriose maestranze dello Stato italico fascista per coprire le fattezze dei ruderi con un vetro di fascista durezza, per preservare all'avanzare dei secoli, per una durata di romana eternità, i segni dello eccelso passato, il coniate e Valentino.